Aumentano i profughi accolti sul territorio mentre continuano senza sosta gli sbarchi in Sicilia. La provincia di Lucca attualmente ospita 168 migranti. Via bici da corsa per 30.000 euro, ladri in azione nel weekend ai cicli Fanini di Segrumigno in Piano. Lavori alla Viaccia contro gli allagamenti, quasi terminati i lavori di rifacimento e adeguamento del corso d'acqua che attraversa Lammari e Zone. Formaggio, che bontà! Castelnuovo Garfagnana ha ospitato la storica fiera dedicata ad uno dei prodotti tipici della Valle del Serchio. Lo sport, il calcio, anticipi e posticipi, ecco i prossimi impegni della Lucchese nel campionato spezzatino di Lega Pro. L'Atletica Pietrasanta celebra Mario Vecoli, grande successo per il memorial dedicato all'indimenticato professore. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. L'apertura la dedichiamo alla situazione dei migranti in provincia di Lucca. In queste ore infatti continuano a migliaia gli sbarchi nelle coste della Sicilia, ma non solo, in tutto il sud Italia. Allora abbiamo cercato di capire quale sia la situazione in provincia di Lucca, da sempre terra di accoglienza. Vediamo. Lo scorso aprile erano una cinquantina, adesso il numero è più che triplicato. È cresciuto grazie all'adesione di nuovi comuni e a ripetersi senza fine degli sbarchi il gruppo dei profughi accolti in provincia di Lucca. Mentre solo nell'ultimo weekend sono stati 4.000 i migranti soccorsi dalle navi italiane a largo della Sicilia, il nostro territorio si conferma terra di accoglienza. I dati aggiornati della Prefettura di Lucca dicono che attualmente i richiedenti asilo ospitati sono 168, sparpagliati in 9 comuni e 16 strutture. Rispetto ai mesi scorsi, dunque, è cresciuto il numero dei comuni che hanno deciso di accogliere l'invito del Ministero e della Prefettura, e anche le piccole realtà della Valle del Serchio giocano un ruolo fondamentale. Lucca ne ospita 39, Gallicano 36, Camporgiano 35, Capannori 16, Bagni di Lucca 14, Villa Basilica 11, Pescaglia 9, Fabbriche di Vergemoli 4, Camaiore, unico comune versiliese, 4. La maggior parte dei profughi proviene dalla Nigeria, seguono Pakistan, Mali e Gambia. Dal 21 di marzo a oggi in provincia di Lucca sono stati accolti complessivamente 279 migranti, un numero notevole che conferma la predisposizione del nostro territorio, delle sue associazioni e della gente che vi abita ad accogliere, nonostante il momento di difficoltà, persone che fuggono da realtà ben peggiori. La cronaca, Viareggio, momenti di paura in via della Gronda per l'incendio di un'auto parcheggiata nel piazzale della carrozzeria Barzotti. Le fiamme si sono propagate ad altre 4 vetture. Il rogo è scoppiato intorno alle 6 di mattina sul posto. Oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine che stanno indagando per capire le origini dell'incendio che ha provocato danni ingenti. E sempre a Viareggio, ARPAT e Consorzio di Bonifica sono intervenuti per uno sversamento di gasolio nel canale Burlamacca all'altezza del ponte in località Maghetto, lungo la strada di Montramito per Massarosa. In base a quanto accertato dai tecnici, lo sversamento del materiale inquinante non è avvenuto per cause accidentali, ma è stato volontariamente causato da ignoti. Sono stati effettuati dei campionamenti di acqua per le successive analisi di laboratorio. Andiamo a Capannori, dove i ladri hanno colpito al negozio Cicli Fanini portando via 4 biciclette da corsa e 2 telai per un valore di oltre 30.000 euro. Sono entrati a colpo sicuro, probabilmente avevano progettato il colpo nei minimi dettagli. Ammonta ad almeno 30.000 euro il furto messo a segno nella notte tra domenica e lunedì al Cicli Fanini di Segrumigno in Piano. I malviventi si sono impossessati di 4 biciclette da corsa come questa e di 2 telai. La scoperta è stata fatta dal titolare Lorenzo Fanini lunedì mattina al momento della riapertura del negozio. I ladri sono entrati dalla finestra del bagno. Una volta dentro, utilizzando una mola, hanno aperto 2 porte che li separavano dalla vetrina dove erano custodite le biciclette. Impossibile capire quanto sia durata l'azione, ma i malviventi hanno preso le 4 bici complete in carbonio e 2 telai, lasciando sul posto altri velocipedi, forse perché considerati di minor valore o perché disturbati da qualcosa.
Ad accorgersi di quanto accaduto è stato lo stesso Fanini. Lunedì mattina ha visto la vetrina vuota e ha capito di essere stato vittima dei ladri. Per lui non è la prima volta. L'ultimo furto lo aveva subito 7-8 anni fa, praticamente nella stessa maniera. La squadra volante della Questura di Lucca è intervenuta a Porta Santa Maria per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e molesti. Gli agenti hanno individuato due uomini che in maniera insistente, dopo aver indicato agli automobilisti parcheggi liberi, li avvicinavano pretendendo l'obolo per il servizio fornito. I due sono risultati essere entrambi cittadini nigeriani di 35-40 anni. Per loro è stato emesso il foglio di via obbligatorio verso i comuni di residenza con il divieto di ritornare a Lucca nei prossimi 2 anni. E ancora per la cronaca, la polizia è intervenuta al supermercato Penny del Marco Polo a Viareggio per fermare un uomo che stava minacciando con un coltello i dipendenti. L'uomo, un tunisino di 32 anni, ha dato un'escandescenza quando una cassiera si è rifiutata di accettare il pagamento con la carta di credito presentata dall'uomo, risultata rubata. Giunti sul posto, gli agenti lo hanno fermato non senza fatica e lo hanno arrestato. Ritorniamo a Capannori per parlare però di buone notizie, gli interventi al canale Viaccia che serviranno per evitare gli allagamenti. Scene come questa non dovrebbero ripetersi più se non in casi eccezionali. Sono in via di ultimazione da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord i lavori di rifacimento e adeguamento del canale Viaccia, il corso d'acqua che attraversa tutto il territorio di Lammari fino ad arrivare a zone dove sfocia nel rio Casale. Un canale che a causa delle pessime condizioni di manutenzione negli ultimi anni ha causato numerosi allagamenti, puntuali ad ogni acquazzone un po' più abbondante. Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, e il presidente del consorzio, Ismaele Ridolfi, accompagnati dai tecnici e dai residenti che da anni chiedevano questi interventi, hanno effettuato un sopralluogo nelle zone più importanti. Dalla chiesina di San Cristoforo, dove l'argine verrà alzato in più punti, lungo la via vecchia Pesciatina, dove il fondo del canale è stato ripulito abbassandolo di circa mezzo metro, fino a zone dove il Viaccia sfocia nel Casale. Queste zone sono estremamente fragili e in particolare si sta parlando di microzone sia di Lunata che di Lammari, quindi queste due frazioni. Con questo intervento garantiamo una prima messa in sicurezza. In più il lavoro che viene fatto anche su questo punto di via della Cataratta, quindi di zone, quindi della confluenza tra la Viaccia e il Rio Casale, è importante anche questo per la frazione di zone. Sono interventi ai quali tenevamo molto, abbiamo lottato insieme ai cittadini per avere il finanziamento della Regione Toscana e oggi tutto ciò è realizzato, in fase di realizzazione. Gli enti si sono uniti, hanno, come dire, insieme ai cittadini che avevano raccolto le firme, hanno sollecitato il finanziamento della Regione. La Regione ha subito, come dire, accolto questa richiesta, capito l'importanza di questo intervento per quello che riguarda una parte centrale della Comune di Capannori, in particolare la frazione di Lammari, e abbiamo avuto questo risultato, cioè i finanziamenti praticamente a inizio anno e oggi siamo ad iniziare i lavori. Quest'area è andata spesso sott'acqua negli ultimi anni. Da ora in poi questo muretto, insieme all'argine che verrà alzato di un metro, dovrebbero impedire l'esondazione. L'importo complessivo dei lavori è di 250.000 euro. L'intervento dovrebbe essere ultimato entro la fine di ottobre. E a Capannori non si placano le polemiche sull'impianto di compostaggio, così è stato definito, che una ditta privata vorrebbe realizzare nell'area di Salanetti. La lista Ambiente e Futuro, che fra l'altro nelle ultime elezioni ha sostenuto il sindaco Menesini, chiede proprio al primo cittadino di dire no a questo impianto, perché secondo la lista Ambiente Futuro non si tratterebbe di un impianto di compostaggio, bensì di un impianto di carbonizzazione, dunque un impianto che produrrebbe odori ma anche ingenti emissioni derivanti dal processo termico. Secondo quanto sostiene Ambiente Futuro, per attivare questo processo termico l'impianto addirittura si avverrebbe anche di una centrale termica.
che verrebbe alimentata da biomasse. Per questo motivo Ambiente Futuro ha organizzato per giovedì prossimo, l'11 settembre alle 21, un'assemblea pubblica presso la sala riunioni del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro, alla quale ha invitato anche il sindaco Menesini, che invita appunto a dire no a questo progetto. Ovviamente vi terremo aggiornati sullo sviluppo di questa vicenda. Parliamo adesso di formaggio, perché Castelnuovo Garfagnana ha ospitato l'omonima fiera. Grandi chef, giornalisti di enogastronomia, pastori, allevatori, mediatori e commercianti, tutti accomunati da una passione, il formaggio. Castelnuovo Garfagnana ha ospitato la storica Fiera del Formaggio, le cui origini risalgono addirittura al 1430. Mentre i banchi di vendita attiravano curiosi, assaggiatori e compratori, i produttori si sfidavano per aggiudicarsi il premio di miglior formaggio garfagnino dell'anno, giudicati da una giuria qualificata composta da cuochi ed esperti. Dopo una lunga serie di assaggi e valutazioni sensoriali, Fabrizio Diolaiuti ha annunciato e premiato le migliori forme di formaggio nelle quattro sezioni in gara. Il primo premio per il miglior caprino è andato a Franca Maria Tognieri, miglior misto ad Anna Maria Pieroni, miglior vaccino a Luigi Cavani e miglior pecorino a Ombretta Cavani. Da Castelnuovo arriva un segnale importante per questo settore e l'economia della Valle del Serchio, perché si sono visti tanti giovani produttori. Credo che questo sia un segnale importante, bisogna metterli nelle condizioni di poter operare e di poter vincere questa scommessa, che è un po' in controtendenza, ma molto legata all'identità e alla storia della nostra terra, e noi su questo vogliamo continuare a puntare molto e valorizzando iniziative come queste. Quindi già quest'anno, ma anche il prossimo anno, vorremmo rilanciare con forza il valore, insomma, importante di queste manifestazioni, per incoraggiare chi lavora nel settore, ma anche per naturalmente promuovere, legandolo a questi prodotti, il nostro territorio. Ci sono brutte notizie dal mondo del lavoro, perché la Cipriano Costruzioni va verso la cessazione dell'attività, il concordato liquidatorio è quanto emerso da un incontro che si è tenuto in provincia. Il 15 settembre scadrà la cassa integrazione e, alla luce delle verifiche effettuate, sembra problematico poter ottenere una proroga. Restano quindi pochi giorni di tempo per cercare di scongiurare i licenziamenti. E parliamo dell'Ice Bucket Challenge, l'iniziativa contro la SLA. C'è stato un gavettone, così ormai viene definito, collettivo, anche alla sagra del Pioppino con polenta di antraccoli. Una cinquantina di persone dello staff, lo vedete, si sono sottoposte al gavettone e hanno raccolto, pensate, 1.500 euro che saranno destinati alla Fondazione Stefano Borgonovo. Davvero complimenti a tutti i partecipanti di questa iniziativa. Chiudiamo purtroppo con una triste notizia: era conosciuto a Forte dei Marmi e in tutta la Versilia storica, è scomparso all'età di 92 anni Emilio Tarabella, scrittore, autore di canzoni e testi teatrali. Si è sentito male in occasione della festa di Sant'Ermete, è stato ricoverato all'ospedale Versilia, però purtroppo nelle scorse ore è mancato. Il comune di Forte dei Marmi, il sindaco Buratti, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali che si svolgeranno mercoledì alle 15.30. Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo con la pagina sportiva.